sale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. Bene, ci stiamo preparando al combattimento, proprio senza parole. Io ci sono quando volete. Mamma mia. No, è stato un peccato che la partita precedente è stata un po' così. Allora, è partita bene da quando abbiamo avuto i T-34 contro, però morti tutti. Cioè, morti tutti. È agghiacciante. È stato impressionante. La cosa non quadra, però, è allucinante. Ma veramente, cazzo. Vabbè, c'è da dire pure io che io non è che ho tutti i veicoli a 3.7, infatti... No, vabbè, ma in realtà neanche io, ne ho solo due, però Dio bene. Cioè. Ma due non servono a niente, io devo veramente livella madonna, io sono 30 di... Ma tanto, tanto non è che devo usare più di tanti, devo usare tre, quindi... Lo so, però almeno posso usare tre su tre, no? Ah, vabbè, io ne ho due, due su tre, ma tanto io ti dico, io mi trovo mille volte meglio col P40 3.3 che con lo Sherman a 3.7. Beh, quello mille è... volte meglio. Sì, sì. No, ma infatti lo penso anch'io. Le imprese autarchiche del mio P40. No, ma la cosa più triste è che io sto a fatica per sbloccare il GATS, l'antiaereo 3.7. Ma che GATS stai dicendo? Si chiama così, non è colpa mia. No, ah, giusto, io devo mettere pronto, che cretino. Mi scuscio. Sì. Mi scuscio. Bravo. Guarda che Rex, il nostro comandante, ti sfoggerà un codolo, un cartello. Esatto, ti metto alla valle delle attese. Giocatori in attesa 98, 98 giocatori in attesa, mamma mia. E dopo questa bella partita, sperando in bene, andiamo su Dura. Vediamo in bene intanto, dai, dimmi una buona mappa. No, Gesù Cristo, brutta. Madonna. No, ma non è brutta in realtà, non è che è una mucchiata. La Tunisia va riconquistata. Dove allora, spariamo? Due cose. Ora quell'antica Tunisia andava Grievous, che facciamo? Andiamo in G4 e facciamo tutto il giro per Io direi andiamo a Suez, prendiamo Suez, lasciamo perdere Tunisi direttamente. Vabbè, andiamo in G praticamente. Okay. No. Andremo ad Alessandria, prenderemo il canale di Suez. C'è un prete da 501. Che cacchio è? È andato via, eccolo là, è super veloce il 501, che bello, non vedo l'ora di usarlo. Peccato che è l'unico veicolo qua. Peccato che Grievous ha sbagliato dove spottare. Ecco perché invece di spottare, madonna. Io mi schianto contro le palme. Ma perché devi schiantare, distruggere le palme? Già dove ci troviamo non ci sta tanto erba e cibo, figurati un po'. Così imparano a palmeggiare in questo deserto. Tunisini che ci racconteranno. Ricreiamo cose. L'autarchico impero italiano. Tu sei un altro italiano che ama il deserto. Nessun arabo ama il deserto. Non c'è un cazzo nel deserto. Noi vogliamo bei giardini, cose verdi, belle fontane. Guarda, non riesco. Ah, ho distrutto fiamme le cade. Ok. Pum. Oh no, questa non va giù. Vabbè. Dove andiamo? Andiamo. Vabbè, io non sparo con munizioni. Ebbene. Ecco, io devo fare punti, forza che devo guadagnare soldoni col più 200%. Forse. Bravo, grazie. Che sto Sherman sembrerà in grandi motori americani, ma qua. Gli autarchici Fiat. Sono so più veloce di voi, quindi decidete cosa fare. Dai russo. Oddio, ma non è il Panzer. Oddio, che brutto Panzer. Manfa. Meno male che non dovevamo andare in A, vabbè. No, dai, ma veramente non sa fare questa lunettina di... Lo metti in difficoltà questo sassolino. Ma perché tu sei... Ma tu sei basso e tozzo, che vuoi? Arriva un carro leggero. Io. Ci crede particolarmente. M18.
è M18. Guarda vero. Che cos'è un M18? Quello là? È un carretto del... guarda che schifo sto quello francese. Tu sai che fai schifo. Fai talmente schifo che voglio spararti. No! Fuoco! Oltre al fatto che sei francese, fai anche schifo per... Esatto, cioè è proprio una roba... Perché? 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 Ma ti meriti la morte! Tu cosa? La... ricordi il cattivo degli incredibili francese? Ah, sì, oh, sì, Dio, sì. Chi era? No, non me lo ricordo, chi era già? Voyage! Ah, sì, giusto, è vero. Bombe, mi hanno dato il nome... Bombo, come si chiamiamo questo cattivo francese? Bombe Voyage! Ti stanno sparando Bombe di lato, Rex, ti stanno sparando tutta a testa. Aspetta, aspetta... Porca non si troia. Vede un cazzo, ma chi è che ha messo... Sondercraft. Un T-34, spostati, un T-34 davanti a te. Lo vedo, me ne vado, ciao. Mi ha preso, ma non mi ha fatto un cazzo alla faccia sua. Dove è finito? No, eccolo. Sempre là, Delta. No, ha cambiato. No, vai. Ci sta un una nave. Nave. Un veicolo premium del cavolo. Come? Tutti là. Stai attento a non farti scamare di là. Grimus, dimmi com'è la situazione di lì. Anche te, Delta, che io sto tenendo questa parte di qua con un albionico. I veicoli pascolano allegramente. Un albionico carro pesante qua. Sì, non ho fatto tutto bene. Mannaggia la perfida albione qua. Le bombe. No, non l'ho preso! Come ho fatto a non prendere il panzer? E la città che trovo. Aspetta che uccido un Sondercraft qui. Ah, me l'hanno fregata la kill, ma sono delle merde. Brucia la città e crolla. Ah, non posso sparare. Cavolo, ritirata strategica. Ritirata un KV-1 mi hanno rotto mi hanno rotto il comunismo. E ovviamente il T-34 con paesano mio mi uccide, ovviamente, perché il T-34... Non ho fatto il comunismo. Il T-34 con paesano mio, cioè... No? Del tipo... Un paesano. Io essere russo, solo io posso uccidere mio fratello russo, perché se no non va bene. Perché così è. Cioè, se no è un disonore che tu ti fai battere dagli americani. Disonore. Ma voi che com'è la situazione là? La vedo io molto... sto ingaggiando un duello con un... È una situazione un po' molesta, devo dire. C'è un T-34 e un Panzer 4H. Due sì, il Panzer 4H mi ha fregato perché l'ho sparato e ho sbagliato la mira. È una situazione poco... Ah, bella, mi piace se l'hai fregato. È ancora un T-34, però, se vi interessa, signori. Ah, ok, non c'è più. Signori, c'è ancora un KV, un KV qualcosa. Non so cos'è. Un KV1, KV1! Ah! Ma che hai tutti sti bombardamenti là? Cioè, qualcosa di allucinante. È bomb voyage, è colpa di bomb. È bomb voyage. È tutta colpa di Francia. È tutta questa Unione Sovietica. C'è com'è il piano quinquennale di Stalin, ha prodotto tanti carri armati. Troppi carri armati. Allora, veramente. È lo stesso motivo per cui adesso con l'invasione dell'Ucraina tutti i carri vecchi, perché Madonna, ma non c'è più una protezione. Non c'è una non c'è più protezione. Ragazzi, occhio, c'è un Wolverine. E dov'è Deadpool? No, e non è quello purtroppo. Prego. No, me l'ha detto a me perché l'ho riparato. Che bravo, Delta. Almeno mi guadagni i 2 centesimi. Tipo Delta. Madonna, però basta questi attacchi bombardamenti aerei. Ma gli aerei hanno rotto veramente la mente. No, ma lo stanno facendo apposta perché devono guadagnare distruggendo, perché non vogliono andare corpo a corpo, capito? Non vogliono fare carro contro carro. Come detto io l'altra volta che sono il cancro di sto gioco gli aerei. Cioè dovrebbero darti delle penalità se tipo tu fai ste picchiate e ti schianti. Io sono dove c'è Grievous, tu dove sei? E io sto arrivando, sono con il mio autarchico T-40 in arrivo, sono sul ponticello, sono quasi da voi. Chi è che mi ha sparato? Uno è il Wolverine però. Ma quanta gente c'è? Ma mi state prendendo in giro? C'è un po' di brutta gente. Cavoli, mi ha colpito alle spalle. Alle spalle, cavolo. Ah, ecco chi mi ha sparato alle spalle. Ah. Un T-14, che cacchio sei? Ma quanta gente c'è, porca troia? Ma che cacchio sei? Un T? Che cos'è un T? Che cacchio è un T? Ecco, grazie. Un KV-1S. Oddio, uno Stug 3A.
A me mi ha ucciso un KP1. Allo Stug 3A, no. Ho ucciso lo Stug 3A. Io ho ucciso lo Stug 3A con il mio tattico P40, che bello. E ho fatto un colpo critico nel Sherman, che è altrettanto bello. Oh, assist. Che bello, che bello. Aia, aia, aia. Aspetta, ecco il colpo. Può essere. Ma veramente io non ho detto di colpire la mia posizione, che cazzo dici? Non ho capito perché il tizio mi fa colpite la mia posizione, ma io non ho detto di colpire la mia posizione. È come quell'unità di Jin Mandalorian, ma no, ma veramente. Madonna, che liscio che mi ha fatto quel panzeratta. Che liscio, madonna. Prendo le sue bestemmie fino a qui. E ha colpito un aereo ed è morto male, però non gli ho fatto io la kill. Insomma, hanno colpito il motore, porca miseria, ladra. No, dov'è l'altra aereo? Sì, ho distrutto uno con l'artiglieria, che spettacolo. Bello. Ah, che poi è vero anche io l'artiglieria. No, mamma mia. Perché la butto su. Ma è maledetto, si è abituato troppo allo Stug. Sì, sono abituato allo Stug che non ha un cavolo, infatti. Signore, sono un po' circondato qua, se riuscisse a darmi una mano sarebbe... Ho buttato giù, io sto bombardando A velocemente e adesso arrivo con... Allora bombarda perché è pieno di gentaglia brutta, ma avevo tanto. Però ho finito l'artiglieria. Merda. Cazzo, c'è un KV1. Cazzo, merda. Guarda, signore Troy, sto circolando da stro. Guarda, signore, un KV1. Ah, eccolo lì. Ragazzi, vedi? Io non ho più... Ma non gli faccio nulla. Delta, dove sei? Ah, ma perché mi hai detto? Non serve a niente con l'antiaerea. No, maledetto, maledetto, maledetto! Oh, salve tu! Contro il KV1. C'è solo il KV1, la di gente brutta. Io sono morto male. Gribus, se riesci a coprirmi, io vado fin laggiù, mi riesci a coprire, io attraverso, eh. Coprimi, okay. Porti. Ah, inizia a seguire a Rex, dai, okay, dove sei? Bella, ci sono. Hai appena sfondato cose, però vabbè. No, in realtà ho cercato. Aspetta, ma dietro non è guardo alle spalle. Grimus arriva gente alle spalle. Tieni quella parte lì, va. Critico, dai, perché? Non curano male se non copriamo quest'area. Oh, artiglieria, bene. Madonna! No! Mi ha rotto il cannone! Sì, oddio, hai rotto il cannone a Grimus. Arriva. Dai, forza. Ok, sei? Dai. Uno. Dai, che sto facendo. Oh. Ok, posto. Prego. Attento. Porca troia, merda. Uno è Grimus. Sì, non è meglio da 75. Solo che mi ha colpito il motore, lo stronzo. Vado addosso. Aspetta, perché lì sei scoperto, non andare. No, gli vado addosso qua. Il fianco, per lui cerca di... Attenzione, è ritornato! Merda. Ok, Grimus, io sono in riparazione, però. Riesci a... Grazie mille. Merda, ho anche il pilota incosciente. Vabbè, in realtà ho tre membri dell'equipaggio su quattro incoscienti. Ma chi è che mi sta sparando? Okay, io vedo con i soldetti, però non... KV1, ragazzi, in arrivo, Grimus, alle spalle tue. Alle spalle mie, no. No, non dire questa cosa. Ho visto il suo nome, quindi attenzione. Ecco. Sì, sono ancora vivo. Sì, trionfo alla faccia tua, KV1. E tanto per cambiare. Bello, bello. Eravamo solo io e Rex, eravamo l'unica forza ancora che teneva terreno dentro. Ma tanto ho guadagnato 7777 l'unità. Bello. Che è su Twitch Traps? Che cacchio è? Boh, non lo so. Boh, mi arrivano così. Bello. Vediamo un po' di punti nel mio equipaggio del P40. Dotato di autarchico buffo. Bene. Vogliamo riprovare un'altra normale per cercare di vincere o facciamo già qualcuna di lune? Sì, tanto se ne faccio un'altra normale potrei fare abbastanza punti da potenziare l'equipaggio del Panzer Formula 2. Che ok, allora ce ne facciamo un'altra e poi andiamo su Dune. Così facciamo 3 su Dune diretto, ok? Andiamo tutti su Arrakis. No, prima continuiamo a farci un'altra normale, così cerchiamo di vincermi la prossima. Sì, ma vincerla, l'abbiamo perso. Non è che l'abbiamo vinto. Bene, infatti, al prossimo video, ragazzi. Allora, dicevi tu, Rex, allora...